amicone, belle, eccomi qui, grandi amiconi, va bene? Se no, Allora, amicone belle, oggi mi vado a fare le brioche col tuppo. Ma una dice, ma già se l'ha fatta le brioche col tuppo, me li fa di nuovo? Allora, oggi vado a fare le brioche col tuppo, quelle che mi sono congelate, Voi avete visto il video che ho fatto circa un mesetto fa, ora non mi ricordo veramente, ma l'ho pubblicato comunque, il brioche col tuppo, quello col gelato, alla marena. Ecco, quando ho fatto quell'impasto delle brioche col tuppo, se andate a vedere, chi non l'ha visto questo video, può cliccare qui sopra o qui sopra, non lo so dove spunta il link, può andare a vedere la ricetta dall'inizio alla fine, va bene? Mentre oggi vi faccio vedere che risultato mi daranno le brioche col tuppo una volta che le ho congelate. Allora, se andate a vedere quel video, io dopo che avevo fatto l'impasto l'ho fatto raddoppiare, dopodiché ho fatto le brioche col tuppo e in poca parola ho preso le brioche, l'ho messo sul vassoio e le ho congelate subito senza fargli fare la seconda lievitazione, mentre le altre le avevo fatto raddoppiare, dopodiché l'ho infornate. Allora, oggi mi vado a fare le brioche col tuppo, quelle congelate. Ho due sacchettini, perché? Perché questi qui sono quelli del video, quelli da 100 grammi. Sarebbe 80 la briochina, 20 grammi il tuppo, quindi ho 100 grammi di brioche. Mentre questi, questi sono con la margherina vegetale che io ho fatto nell'impasto che ho pubblicato. Mentre questi qui, visto che Luigi, l'amicone mio, mi ha dato la ricetta, io l'ho condivisa con voi, nella ricetta di Luigi c'era lo strutto, mentre io ho usato la margherina vegetale e sono venuti meravigliosi. Però poi ho detto, voglio provare pure con lo strutto, vediamo un po'. Eccolo qua. E questo è con lo strutto, però questa l'ho fatta più grande, nel senso, 120 il panetto e 20, quindi sono 140 grammi di brioche. Se voi vedete, la differenza si vede e poi la vedremo anche dentro il forno. Allora, cosa vado a fare adesso? Arrivato a questo punto, mio caro amico belle, mi prendo la mia teglia del forno, prendo una carta forno, così, e voilà, e me la vado a tagliare. Così, via, la metto sulla teglia, normale, fino a qua ci siamo, e vado ad adagiare le mie brioche sulla teglia, qua, una distante dall'altra, così, ci siamo, vero? Tre, e mi vado a prendere le altre tre con lo strutto, qui, e mi vado ad adagiare pure qui le mie tre brioche, due e tre, ecco qua. Io arrivato a questo punto, cara mia pelle, me li vado a mettere per tutta la notte e la faccio lievitare tutta la notte per quelle 8-9 ore, ok? Quindi ci vediamo domani mattina, me li vado a mettere nel forno con la luce spenta, ci vediamo domani, a dopo! Buongiorno mie care amicone belle, ecco qui, trascorsa tutta la notte, le brioche hanno raddoppiato, guardate che belle, guardate come sono belle. Mi è arrivata a questo punto, mi vado ad accendere subito il forno, allora, vado a mettere il forno a 180 gradi statico, va bene, se l'avete ventilato va bene lo stesso, si cuoce lo stesso, state tranquilli. Allora, arrivato a questo punto, mie care amiche non belle, mi serve un uovo, vado a mettere l'uovo, così, qua che goccia è, un cucchiaio, due cucchiai di latte, così, due cucchiai di latte, gli vado a dare una bella sbattutina all'uovo con latte e me li vado a spennellare. Li spennello subito perché nel temperatura ambiente
ci potrebbe seccare la pasta. Se si secca la pasta, quando va in cottura poi si spaccano un pochino, quindi me li vado a spennellare. Io, venite qua vicino a me. Siamo abbastanza vicini, ecco qua, andiamo a spennellare delicatamente senza andarla a sgonfiare, ecco qua, così. Sono sofficissime, sono proprio lievitate al massimo. Ecco qua, delicatamente. Ecco qua. Voilà. Non le tocco più perché sennò mi si sgonfiano. Ok. Bene, caro amicone, avete visto? Dopo tutta una notte di lievitazione, dopo che avevo spennellato, li vado ad infornare a 180 gradi. Io, il mio forno è statico. Un'altra cosa, qualcuno mi scrive se il forno io l'accendo sotto e sopra. Sì, io accendo sotto e sopra. Ok, io accendo il forno sotto e sopra, va bene? Quindi se l'avete ventilato, potete anche farli ventilare, va bene? Poi voi conoscete il vostro forno, conoscete i tempi del vostro forno di cottura, quindi sappiatevi regolare col vostro forno. Ognuno ha senso forno, ognuno, io conosco il mio, voi conoscete il vostro. Quindi, cara amica, una bella, avete visto quando voi dite, ma quante brioche fai? Io quando lavoro, che mi faccio le brioche, insomma, che mi metto lì ad impastare, a perdere tempo, che poi non è mai tempo perso quando una fa da mangiare, specialmente se poi le cose piacciono. Ecco, io li faccio abbondanti, perché? Perché poi magari dipende quelle che, tipo le brioche o i croissant, io me li vado a congelare senza fargli fare la seconda lievitazione. Così quando ho voglia della brioche, la sera prima me la metto qua, la faccio lievitare con la luce spenta. Se volete magari un'ora prima di infornarla, accendete la lucetta, così aumenteranno di più, ma non c'è di bisogno. Fate voi, e quindi quando ho voglia delle brioche, dei croissant belli freschi, eccoli qua, già impastati. Troverete la ricetta qui sopra. Adesso vado ad infornarli. Andiamo. Forno, eccolo qua, e me li vado ad infornare. Per 20-25 minuti. Amicone belle, trascorsi 26 minuti, minuto più, minuto meno, dipende dal vostro forno. Ecco qua le mie brioche col topo. Avete fatto fatica? Ho fatto fatica? No, non ho fatto fatica. E quindi, avendole impastate, poi congelati, quando ho voglia delle mie brioche col topo, eccoli qua, va bene? Guardate, bella cottura, ecco qua, e andiamo, wow, guardate che bella, guardate, bella. E allora, arrivato a questo punto, li devo aspettare la sentina, bisogna coprirli, io li copro così che rimangono, ecco, rimangono morbidi, ok? Perché se li lascio scoperti, rimangono, diciamo, croccanti, friabili, ma la brioche va mangiata morbida, quindi a dopo. La saggina dopo. Ok. Facile, facile, veloce, veloce, ma soprattutto molto buone.
ok? Quindi quando fate, cari amicone belle, amicone belle, quando fate questi impasti, questi lievitati che si possono congelare, fatele in più, fatele sempre in più, fate la fatica, porcate la planetaria, la bull, fate la fatica di... Li congelate e ve li trovate sempre a portata di mano, sempre freschi, eh? E potete farli mangiare ai vostri bambini con la Nutella, con la marmellata, o col gelato, con la granita, come volete. Basta mettere delle gocce di cioccolato e fare la merendina ai bambini, ok? Diventano tipo dei panegioc. A dopo! Mi amicona bella! Vado a vedere la mia mammina che so. Eccomi qui, cara amicona belle. Le mie brioche si sono raffreddate, guardate che belle, bellissime, eh? Allora, questi sono state impastate con lo strutto, stessa quantità della margherina che ho messo nel video, mentre questi sono con la margherina vegetale, buonissimi, guardate, soffici anche questi, guardate come sono soffici, 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 e anche questo. E allora, se vi piace con lo strutto, mettete lo strutto, se vi piace con la margherina, mettete la margherina, sono buone tutte e due. E allora, è arrivato a questo punto della mia cara bella, vedete pure il respiro, rilassato, il momento dell'assaggino, e andiamo a vedere come sono messe. Intanto me li vado a mettere nel mio vassoietto di presentazione, ecco qua, guardate che belli grossi, guardate che belli, guardate qua, guardate qui. Allora ripeto, questo impasto era congelato, l'ho scongelato ieri sera, l'ho messo a lievitare tutta la notte dentro il forno con la luce spenta, il forno spento, hanno lievitato tutta la notte, dalle 8-9 ore, vedete voi, non vi preoccupate, questo è il risultato, questo è il risultato. Quindi quando fate le brioche, fatele in più, congelateli, metteteli nei vassoi coperti con la carta trasparente, li congelate, dopo l'indomani sono già belle congelate, li prendete e li mettete nei seccatini di congelare, prendono meno spazio, ok? E allora a me sta venendo già la bava, la pallina in bocca, andiamo col mio gelatino oggi alla fragola, e limone, ok? Non l'ho fatto io, l'ho comprato. Bene! Ci siamo, ecco qui, guardate come sono morbide, morbide, che morbidezza, leggere, una piuma, bene, e allora non mi resta altro che andare a zac, 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 e andare a fare l'incisione per mettere il mio gelato, ecco, andiamo a aprirlo di dentro, vediamo com'è dentro, guardate qui, che spugna. Guardate l'impasto, com'è bello, guardate qui l'impasto, faccio vedere l'impasto com'è, wow, guardate qui com'è bello, ben cotto, bello spugnoso, leggerissimo, leggerissimo, guardate qui che spugna. Gnamme! Guardate qua che bella! Che bellezza! Olè! Gelatino! Andrebbe la granita, il gelato, quello che volete, cioccolata, vedete voi. Io mi vado a mettere, ecco qua, il mio gelatuccio. E voilà! Guardate qui che goduria, e andiamo a fare l'assaggino.
Bene, amicone belle, arrivato a questo punto mi viene sempre da sorridere perché devo andare a fare l'assaggino e mi immagino a voi che vedete a me addendare la mia brioche col gelato. Quindi amicone belle, se vi è piaciuto pure questo video delle brioche congelate, scongelate, fischio che non mi viene la parola lì. Quindi se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto questo consiglio, condividete questo video. Se non sei iscritto ancora al mio canale, iscriviti al mio canale, attiva la campanella così che ti arriverà la prossima notifica, cara amicone bella e cara amicone bello. E allora, prima di andare a mordere qua la brioche che c'è già amicolina in bocca, voglio ringraziare a tutti quelli, a tutti voi che vi siete collegati martedì 20 aprile alle ore 20 sul Basilico Channel, sul mio canale, cioè ero ospite da Andrea ed è stata una bella esperienza, è stata una bella serata che è volata, un'oretta è volata, con la mia amica Maria Antonietta a casa, in cucina a casa di Maria Antonietta, che ancora deve troverete il link alla fine di questo video, ok? Se non avete visto questo video andate nella mia pagina home di YouTube, su community, sopra community troverete il canale dove andare a vedere l'intervista. Quindi amicone belle, poche parole perché mi si scioglie e il gelato mi si scioglie, mi è arrivato a questo punto, ci siamo, vado ad addendare la mia brioche col tocco, olè, mi si sta sciogliendo, vedete, a forza di parlare parlo troppo, lo dico, no, non fa niente. Allora, come si mangia la brioche col tuppo? Niente, si stacca il tuppo. Guardate che bello, guardate che bello soffice. Guarda come soffice. Si stacca il tuppo. Si prende il gelato, quello in più. Così si prende e si comincia a dare il primo morso. Buonissima. Sembra che l'ho impastata adesso. Cioè, nel senso, l'ho impastata, poi l'ho fatta lievitare e l'ho infornata. Invece no, erano congelate, caro amico, non è bella. Buona. 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 Buona, buona, buona. Vorresti dare, vero? Vorresti dargli il morso. Lo puoi fare, sai? Falli. Tagli il morso e fammi sapere se ti è piaciuta questa ricetta. Ciao amicone belle, gli amiconi belle, io alla prossima video ricetta. È un morso tira l'altro, dovrei dare un morso per fare il sassaggino, invece è un morso tira l'altro. Ok, spengo la telecamera e me la finisco. Ciao amicone belle, alla prossima video.